Il campionato italiano Motorelli edizione 2012 si è concluso in Umbria, per la precisione a Umbertide, una cittadina che ha ospitato questa bella manifestazione, una manifestazione che ha raccolto al via oltre 150 concorrenti. Una gara bella, impegnativa, difficile, classica del nostro campionato italiano. Ma vediamo com'è andata. E a parte la presenza di Alessandro Botturi, che non ha comunque influito nella lotta per il titolo italiano, chiaramente la tensione era alle stelle. Andrea Mancini, Matteo Graziani, Glauco Ciarpaglini e Alex Zanotti, distanziati da pochissimi punti, potevano giocarsi in questa gara il titolo italiano. Quindi grande tensione, grande agonismo, ma anche una bella gara. Come di consuetudine, le operazioni preliminari si sono svolte al sabato, poi la sera il briefing curato dal coordinatore nazionale del Motorelli a Sirelli, e poi chiaramente la relazione degli organizzatori del motoclub che ha ospitato questa bella manifestazione. E alle ore 8 in punto ha inizio la gara con la partenza dei primi concorrenti. Una giornata accarezzata da un sole sicuramente ancora molto forte. A sfilare per primo sotto il gonfiabile della partenza è stato Andrea Mancini, pilota ufficiale Beta. Per secondo poi invece su KTM Andrea Graziani, poi Andrea Cabas, Luigi Martellozzo e poi, scanditi dal classico minuto, tutti quanti i restanti concorrenti. Due gli anelli inediti che hanno messo a dura prova l'abilità dei guidatori, per un totale di 192 km, dei quali 45 cronometrati. Due prove quindi rispettivamente di 25 e 20 km. E senza poche sorprese, chiaramente la giornata è stata appannaggio di Alessandro Botturi, ex endurista, che ha dominato entrambe le prove speciali in linea e quella festucciata. Unico pilota ad oggi che potrebbe veramente mettere a repentaglio gli equilibri dei top rider del Motorelli qualora decidesse di partecipare a tutte le gare, ma questo non è il suo obiettivo. È una bella gara, un percorso veramente impegnativo, complimento agli organizzatori di questo e dai, sono riuscito a tenere sempre un buon ritmo, ho sbagliato poco, ho interpretato bene il roadbook e sono riuscito a vincere tutte e quattro le speciali. Sono contento perché vabbè, io non faccio questo campionato, sto preparando la Dakar e queste gare le sto facendo in preparazione per la Dakar. Va bene, faccio i complimenti a Mancini che ha vinto il titolo assoluto e va bene così. E con la vittoria assoluta Botturi si aggiudica anche la classe D, che vede al secondo posto Alex Zanotti e al terzo Andrea Mancini. Ma vediamo invece, continuando nell'assoluta, com'è andata al secondo classificato. Seconda posizione si piazza il pilota della Beta con la 520 Glauco Ciarpaglini, che giunge quarto nella prima speciale, ottavo nella seconda e terzo nella terza speciale. Alla fine sono 2 minuti e 34 di stacco che ha da Botturi e 2 secondi invece li ha di vantaggio sull'avversario terzo classificato Zanotti. Oltre al secondo posto mi giocavo il campionato italiano 600, ho cercato di partire nel migliore dei modi, senza arrischiare, navigando, e dopo la prima speciale ho visto che avevo abbastanza margine per poter spingere un po' più nella seconda prova e quindi nella seconda prova ho cercato di attaccare, volevo chiudere la stagione alla grande. È stato un anno un po' difficile, è il mio terzo anno qui nel Motorelli. Volevo fare un grande risultato, penso di averlo fatto, ho rivinto la classe 600 anche quest'anno, ho terminato secondo assoluto alle spalle di Mancini, complimenti a lui, complimenti a tutta la squadra, penso un gran risultato per noi, primo e secondo assoluti, quindi penso un gran risultato che corona una mia grande stagione. Le prospettive per il prossimo anno sono di migliorare questo secondo posto assoluto con un primo. Volevo ringraziare la Beta, il team Dirt Racing, il motoclub MX Cellular Online e tutti i miei sponsor. Grazie. E con il quinto posto nella prima speciale Zanotti già pregustava un ottimo successo, ma purtroppo nella seconda speciale ha avuto un problema, ha sbagliato ed è giunto 49esimo, salvo poi recuperare nella terza dove ottiene il secondo posto. Alla fine con 2 minuti e 36, due di distacco da Ciarpaglini, Zanotti ottiene la terza posizione assoluta e la seconda, come dicevamo, nel gruppo D. Ma diciamo che è stata innanzitutto una bella gara e ho avuto dei problemi nella prova speciale fettucciato che di solito è in influenza, ma questa volta invece ha avuto il suo carico, nel senso è stata determinante almeno per me. Ho fatto due errori sia nella prima valida che nella seconda valida, quindi ero secondo assoluto, ho perso il secondo posto all'ultima prova speciale, ho fatto terzo,
però dai, mi ritengo soddisfatto. Con i se e con i ma solitamente non si fa un cazzo, diciamo. Però posso dire che ho buttato via il campionato la penultima gara, dove ero in testa primo assoluto fino all'ultima speciale, sono caduto e probabilmente col risultato di oggi avrei vinto il campionato, quindi mi ritengo soddisfatto. Adesso penso ai prossimi obiettivi, che sono il Mondiale Baia, dove sono in testa, e mi ritengo soddisfatto di questa gara, dai. E sono 2 minuti e 48 il distacco finale che ottiene Mancini da Botturi, ma a lui interessava la lotta per il titolo, quindi i suoi riferimenti erano Cerpaglini, Zanotti e anche logicamente Graziani. Da loro ha preso pochi secondi, ha ottenuto un secondo posto nella prima speciale, un quinto nella seconda e un quarto nella terza. Con questa bella vittoria Andrea Mancini è nuovamente campione italiano assoluto e campione logicamente della sua classe, la classe D. Niente, partivo per primo, quindi ero un po' svantaggiato, la gara era abbastanza nevicata e anche soprattutto molto guidata, che era un terreno molto enduristico, quindi era un po' più faticoso in fatto di guida che di navigazione. E poi niente, avevo sempre, partendo per primo, avevo la paura di sbagliare, quindi ho cercato di gestire la gara, di non fare errori, perché la lotta era fra me e Graziani. Poi dopo l'uscita dalla prima ho visto che Graziani gli aveva dato quasi un minuto, mi sono un po' rilassato, però è andata bene, la gara mi è piaciuta, sono soddisfatto della prestazione perché anche oggi finalmente ho vinto anche il titolo italiano, la classe 450, quindi anche quest'anno 2012 ce l'abbiamo fatta e niente, sono contentissimo, ringrazio tutti i miei sponsor, il team. Grazie a tutti. Prossimo anno ancora tutto da decidere, sicuramente il campionato italiano CRTT sicuramente lo farò, non so ancora con che moto, però probabilmente rimarrò in beta. Brutta giornata per il più agguerrito rivale di Andrea Mancini, stiamo parlando di Matteo Graziani, pilota della KTM, che per un infortunio alla mano rimediato al sabato non ha potuto dare il meglio di sé, vedendosi sfilare oltre che il primo posto assoluto anche il secondo gradino del podio, contentandosi quindi del terzo posto nell'assoluto del 2012. Graziani ha avuto qualche problema, ha sempre cercato di difendersi, ha contenuto i danni, ma non è andato al di là del 12° posto assoluto. Ma peccato, oggi abbiamo fatto una gara bellissima, io purtroppo non ero nelle migliori condizioni, sabato ho avuto un infortunio, mi sono schiacciato questo dito, quindi è già stato un miracolo essere qua, riuscire a finire la gara, ho corso con i punti, ho stretto i denti, però oggi era veramente difficile perché le due speciali erano veramente guidate, tantissima mulattiera, pietre, io non avevo la forza per stringere le mani, ho lottato fino alla fine, però purtroppo non sono riuscito a mantenere la prima posizione che avevo prima di oggi. Va bene, ha vinto Glauco, è stato bravo, è giusto che arrivino sui giovani. Io ho vinto tanto, quindi ci rivediamo il prossimo anno. E al quinto posto assoluto troviamo l'ex campione del mondo di motocross che da qualche tempo si diverte nel motorally. Parliamo di Andrea Bartolini, classe 1968, che giunge quinto al traguardo nonostante una caduta e un errore sul finire della seconda prova speciale. Ma Bartolini ha dato il filo da torcere a tanti avversari come Pietro Biasi, Cabasse, Ciotti e Marco Canestrari che lo hanno seguito. Vediamo anche per loro com'è andata. Sesta posizione invece per Nicolò Pietro Biasi, pilota in sella alla KTM 500, il quale ottiene anche la seconda posizione nel gruppo E, che ricordiamo è stata vinta da Glauco Cerpaglini. Per quanto riguarda la sua prestazione, 3 minuti e 40 al distacco, quindi 38 secondi dal pilota che lo ha preceduto, Andrea Bartolini. Settima posizione per Mirko Pavan, in sella alla Honda 250, e con questa settima posizione assoluta ottiene anche il secondo posto della classe B. Ottavo assoluto invece Andrea Cabasse su Honda, nono è Filippo Ciotti e decimo è Marco Canestrari. Beh, la gara è andata tutto per il meglio, penso che più di così non si poteva fare a livello organizzativo, grazie all'organizzazione e al supporto della federazione e al supporto di Fantoni Giulio, noi ce l'abbiamo messa tutta, dopo il giudizio dei piloti che è determinante, più di così tutte le persone, tutto lo staff, tutto il motoclub non poteva fare più di così.
Siamo arrivati anche quest'anno alla fine di questo campionato, un campionato che credo rimarrà in memoria a tutti perché sono state gare veramente belle. Quest'anno siamo stati anche fortunati col sole e direi che è stato un campionato perfetto. Oggi abbiamo concluso con una navigazione perfetta, un bel numero di iscritti e non possiamo essere altro che contenti di come è andata la stagione. Prossimo anno si vedrà, si comincia già a organizzare e poi vedremo. La cosa positiva è che al contrario di alcuni anni abbiamo già parecchie richieste per fare delle gare e questo è un altro segno positivo, avere motoclub che ci richiedono la gara. E per quanto riguarda la classifica finale dei campionati italiani, per Mancini dicevamo la classifica assoluta, ma anche la vittoria nella classe di quella riservata alle motociclette 450 di cilindrata. Per quanto riguarda gli altri campioni di categoria del 2012, Davide Girgi vince nella classe 50, Mirko Pavan vince nella 125, parliamo dei titoli italiani, Francesco Muccini vince nella classe 250, Glauco Cerpaglini nella 600, Aldo Mezzedimi nella classe 1000, Fabio Mauri nella classe Marathon, Andrea Fesani nella classe 125 quattro tempi, Serena Ghione vince la femminile e Guido Fedeli vince il trofeo Under 21, Domenico Salucci vince il trofeo Veterani, il motoclub Oggiono vince il trofeo per club. Il campionato italiano Motorelli si conclude qui a Umbertide con l'ultima prova, l'appuntamento sarà per il 2013 con un nuovo e avvincente campionato.